Interrogazione di attualità, risposta immediata circa la riapertura dell'aeroporto Ridolfi di Forlì, a firma della consigliera Sensoli, che ha la parola a 6 minuti complessivi e risponderà l'assessore Donini. Grazie Presidente. Questa interrogazione si rende necessaria secondo noi visto il contesto di profonda incertezza in cui versano gli aeroporti della Romagna nell'ultimo periodo, dir periodo insomma è poco visto che è già da un paio d'anni che si avvicendano delle situazioni appunto di precarietà. Riguardo al Forlì, all'aeroporto di Forlì, dopo la chiusura nel 2012, anzi nel 2013, dopo che nel 2012 SEAF vi è chiedo stata di messa sedervi, in liquidazione, un attimo, prego. Di sedervi e di utilizzare un tono di voce molto più basso, cioè il silenzio. Grazie. Per fortuna ho il tono di voce alto io. Dicevo, dopo la chiusura nel 2013 e due scadenze di bando andate a vuoto, è stato intavolato un piano di salvaguardia occupazionale nel 2014 finché la società Air Romagna, oltretutto l'unica che si è presentata al bando, è stata aggiudicataria appunto per la gestione dell'aeroporto. Tuttavia oggi, nonostante sappiamo recentemente ci siano stati degli incontri sia con la giunta regionale che con il comune di Forlì, non siamo a conoscenza né di un piano industriale preciso né di quelle che possono essere le tutele riguardo il personale. Oltretutto, riguardo appunto il piano industriale, quindi il tipo di attività che si andrà a svolgere all'interno dell'aeroporto, siamo stati anche preoccupati e messi in allarme dalle voci che indicano la possibilità di trasporto di materiali radioattivi. Tutto questo si inserisce appunto in un contesto di precarietà molto forte che riguarda gli aeroporti della Romagna, vedi le recenti notizie e la recente sentenza del TAR in merito all'aeroporto di Rimini che annulla il bando di affidamento ad Air Riminum, e anche la situazione si inserisce anche nel contesto per cui ancora non siamo in possesso del PRIT, altro documento importante per la programmazione dei trasporti. Quindi in merito a tutto ciò siamo a chiedere quale sia l'ipotesi di ripresa dell'attività dell'aeroporto Ridolfi, i tempi per l'avvio dell'operatività che a oggi sono date al 31 ottobre ma a un mese ancora non sappiamo appunto, non abbiamo notizie certe in merito al piano industriale, le condizioni occupazionali e quali possono essere eventualmente l'integrazione dei traffici con il Fellini. Grazie. Ringrazio consigliera Sensoli per questa question time, anche se poi nell'esposizione diciamo, ha riunito talmente tanti argomenti che in 3 minuti non ho certamente la possibilità di evadere. Comunque lei riporta giustamente nelle premesse dell'interrogazione l'incontro che c'è stato il 18 di settembre scorso tra il sottoscritto, il sindaco di Forlì e l'amministratore unico di Air Romagna, Mr. Robert Alcomb. Ed è stato espresso da quest'ultimo, sollecitato ovviamente da tutta la filiera istituzionale, l'impegno ad assolvere gli adempimenti necessari relativi agli aspetti legali, commerciali e edilizi strutturali per arrivare all'apertura dello scalo del Ridolfi il prossimo 31 ottobre prossimo, parole di Alcomb. Al momento però noi non disponiamo di alcun piano operativo di dettaglio sul quale potrebbe essere, diciamo, su quale potrebbe essere l'operatività dello scalo che lei ha giustamente richiesto, il numero poi di lavoratori da occupare e men che meno sulle possibili forme di collaborazione e integrazione dei traffici con l'aeroporto di Rimini. Tema questo che ritengo fondamentale per le prospettive di sviluppo del sistema aeroportuale regionale quando, speriamo appunto in tempi brevi, l'aeroporto di Forlì dovesse aprire i battenti. E per questo motivo, cioè per il fatto che noi non disponiamo di questo piano operativo, che nella stessa nota citata dalla consigliera, io e il sindaco Drei
non abbiamo nascosto la nostra preoccupazione per il protrarsi degli iter e abbiamo ribadito con nettezza l'estrema urgenza e la necessità non solo di rispettare i tempi comunicati per l'assolvimento degli impegni con ENAC e per la effettiva ripartenza dell'aeroporto, ma anche di farsi promotore di un incontro, questa volta allargato, non solo alle istituzioni ma anche alle parti sociali e ai sindacati che da tempo chiedono di conoscere anche loro nel dettaglio i piani. L'incontro però, aggiungo una notizia in più, insomma abbiamo chiesto un incontro con ENAC che dovrebbe avere maggiori diciamo così dettagli, l'incontro con ENAC lo effettueremo il prossimo 15 ottobre. Infine, per quanto riguarda la programmazione regionale, già in una precedente risposta all'interrogazione della stessa consigliera Sensoli, è stato chiarito come la Regione nel contributo fornito per l'elaborazione del parere della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome sul Piano Nazionale degli Aeroporti ha ribadito, e c'è scritto anche questo, la visione espressa nel Piano Regionale Integrato dei Trasporti, quello diciamo scorso, a novembre cominceremo diciamo il quadro conoscitivo del prossimo PRIT, come ho già detto in Commissione, che indica in modo chiaro la scelta di promuovere un sistema aeroportuale coordinato fra gli scali esistenti che amplifichi l'offerta e le opportunità per i territori nel rispetto delle singole autonomie. Grazie. Grazie all'assessore per la risposta, visto che comunque le preoccupazioni in merito sia alla situazione dei lavoratori sia al tipo di operatività all'interno dell'aeroporto vedo che sono condivise, chiaramente sollecito l'assessore a insistere su questo argomento perché i tempi sono brevi e è vero che da un lato deve essere sollecitata la riapertura nelle scadenze date, gli impegni presi, allo stesso tempo la nostra preoccupazione è che in una situazione di così diciamo fretta si vadano a creare o ci sia il rischio di creare delle situazioni anche peggiori o di non vedere insomma il contesto nella situazione migliore e comunque insomma sollecito l'assessore ad affrontare l'argomento in maniera analitica nonostante i tempi brevi perché comprenderà che a rischio ci sono lavoratori, attività non solo di Forlì ma diciamo di tutta la Romagna compreso l'indotto e compresa anche appunto ribadisco la situazione a oggi molto precaria anche dell'aeroporto di Rimini. Grazie.